sangue sono sopravvissuti. E oggi farò una cosa che è onanismo puro, ovvero il micro kit di sopravvivenza. Questa cosa ve l'ho accennato nel video dell'Altoids kit, questo qui che ho ancora qui davanti a me. E questo è un fischietto, contenitore stagno, bussola a bottone, specchietto, e chi più ne ha più ne mette. E a questo oggettino, che è una cosa che me l'ha portato la mia moglie dalla Romania, non so a che mercatino l'ha comprato, l'ha pagato un paio d'euro, penso, una cosa del genere. Ci ha attaccato un pezzo di filo elettrico che dentro c'ha un monte di fili di rame, se ce la fai a stringere. Più ci ho arrotolato del dacro, che sarebbe un filo che ci fanno la traina ai tonni. Questo filo qui regge 80 libbre, non occupa posto e c'ha la sua utilità, quindi due pezzi che mi piacciono a me del kit di sopravvivenza e quelli che terrò dopo che vi ho fatto vedere questo onanismo allo stato puro. Dal kit di ieri ho saccheggiato un pezzettino di vatta ben compressa, poi qui c'ho una goccia di candeggina con un po' d'acqua dentro una cannuccia saldata. Qui, visto che non mi c'entra nessuna lama, mi sono arrangiato con un pezzo di lama di cutter, l'ho scocciata un pochino per non tagliarsi, che ho fatto un altro pezzettino per acchiappare meglio. Adesso vado a assemblare il tutto. Ah, non so se l'ho accennato qui, ho dei fiammiferi impermeabilizzati insieme a dei fiammiferi normali, mi è toccato cannibalizzare la scatola purtroppo. Qui c'è per accendere questi fiammiferi che non si possono strusciare ovunque. E qui ci sono i fiammiferi che ho salvato dalla scatola. Ora andiamo a assemblare. Ci metto questo. Poi ci metto l'ovatta. Ci metto la candeggina e cerco di infilarci i più fiammiferi che posso, questi qui. Ce li metto tutti. Nella prova che ho fatto, che vi pubblicherò dopo, due li ho sprecati, quindi almeno quattro. Non è che ci deve piovere sempre, vado ad aggiungere anche qualche altro fiammifero. Questo è un po' un Tetris a infilare la roba qui dentro, che mi è toccato tirarla fuori, allora ci infilo più fiammiferi che posso. Prima questi qui impermeabilizzati e poi quelli lì. Miracolosamente c'è entrato tutto. Quindi qui dentro ci sono due nastrini della scatola di fiammiferi, quelli lì per accendere i fiammiferi. Poi ci sono quattro fiammiferi impermeabilizzati e quattro fiammiferi normali. Sono gli svedesi questi qui, che si accendono solamente nella loro carta. Poi c'è una lametta di un cutter, c'è dell'ovatta compressa e c'è un po' di candeggina.
andiamo a chiudere il tutto. Fuori abbiamo il dacron, abbiamo il filo elettrico, abbiamo bussola, fischietto. E ve l'ho detto, come idea, secondo me, per quelli che hanno sia un contenitore del genere, che penso qualcuno di voi ce l'ha, se lo vedete a giro compratelo, perché secondo me è un troiaietto che merita. Oppure quelli di voi che hanno un coltello a manico cavo, che io non è che sto al contrario a priori, mi è capitato di non avercelo e se ce l'avessi probabilmente farei un kit tipo quello che ho fatto, metterci un pochino, ma di tutto tranne la lama, perché avendoci già il coltello non serve. E ve l'ho detto, questo qui è un onanismo, poi vi farò vedere un altro setup con questo che secondo me è molto più sensato, anche se alla fine pure questo che ho fatto non è disgustoso. Ciao a tutti da Strambo e ci vediamo al prossimo video.